living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Dal Lido di Jesolo, Piazza Manzoni, questa sera elezione di Miss Sole, concorso che premia oltre alla bellezza e alla simpatia naturalmente, soprattutto l'abbronzatura. Infatti siamo in una cittadina di mare. È quasi tutto pronto, le ragazze sono in fermento e direi che andiamo a vedere nel backstage che cosa sta accadendo. Andiamo. Da dove vieni? Da Gorizia. Quanti anni? 17, quasi 18 tra un mese. Come hai conosciuto questo concorso? Allora, tramite vedendo una selezione che avevano fatto nel mio paese e quindi mi sono informata, allora mi sono iscritta. Emozionata? Molto, sì. È il primo? No, non è il primo. Sogno nel cassetto? Vorrei diventare chirurgo. Quindi nella vita tu studi? Per adesso studio odontotecnica, mi manca ancora un anno, dopodiché vorrei provare a entrare all'università di medicina. E questi concorsi di bellezza si associano bene a quello che vuoi fare? Non lo so, si prova insomma, non ho nessuna pretesa e per divertimento se un giorno dovesse capitare ben venga, se no pazienza. Che cosa fai nella vita? Faccio la parrucchiera. Con che vestito sfilerà? Sfilerò con un vestito molto bello, elegante, di sera, verde. Verde, porta bene, porta fortuna. E sogno nel cassetto? Il mondo dello spettacolo, è bellissimo. Se tu dovessi descriverti con un aggettivo? Simpatica. Questa sera sei qui per divertirti, non solo, speri di portare a casa una fascia? Sì, spero tanto. Dove vieni? Dalla Svizzera. E tu, sogno nei cassetti? Mi piacerebbe lavorare come broker nella borsa. Broker, quindi studio, soldi e la bellezza? Si può combinare le cose. Emozionata? Abbastanza. Prima volta? No, seconda. Con che vestito sfilerai? Uno corto, tipo la marinara. E invece nella vita fai? Superiori, turistico, e sono appena diplomata. E poi? Ho tanti sogni nel cassetto, e uno in particolare è continuare a cantare e poi anche entrare nel mondo dello spettacolo, fare cantatrice comica. Beh, allora, o ci canti qualcosa o ci imiti qualcosa, su dai. Ok, share, magari faccio imitazione. Dov'è l'amore? Dov'è l'amore? How can I go in my story, in my story? Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno bello come te, ti amo. Non mi è venuta proprio bene, però. Non c'è nessuno, non c'è nessuno bello come te, ti amo. Come to me, baby. Mettersi in gioco con un concorso di bellezza, sognare, perché i sogni rendono la vita sicuramente migliore, ma senza mai abbandonare realtà e gli obiettivi da raggiungere. Elementi che, assieme a bellezza e simpatia, formano l'identikit delle ragazze che hanno sfilato sul palco di Piazza Manzoni. E trattandosi dell'elezione di Miss Sole, la prima uscita è stata rigorosamente in costume. L'edizione Miss Sole 2015 si è conclusa anche quest'anno, un successo che continua a rimanere veramente tale per il consorzio Manzoni. Certamente, questa è la 20ª edizione, sono passati tanti anni, velocemente, vorrei dire tutti belli, le edizioni sono state bellissime, però quest'anno il pubblico era fantastico, tantissimo, si parla di 2000 persone, edizione 20ª edizione, vorrei dire che con il bel tempo, un po' troppo caldo, però è stata una serata sensazionale e credo che la giuria abbia scelto anche la ragazza la più abbronzata e questo mi fa molto piacere perché il nostro motto è quello di premiare sì la bellezza, sì il fisico, ma soprattutto l'abbronzatura del sole di Jesolo. Un evento che negli anni è cresciuto fino a giungere all'edizione 2015, che ha sempre per protagonista la bellezza, ma diventa anche una serata di spettacolo a 360 gradi grazie alla simpatia di Stefano Bencompagnato, che sul palco, oltre a divertire, ha interpretato i grandi della musica e dello spettacolo. Questo ragazzo che l'abbiamo si divertirà a giocare con me. Ma un giorno di sé vai in città,
buona droga, mentre l'aria viene in segreto a morire andrà. Il ricordo del poeta che si strugge della poesia. Jesolo quest'anno baciata da solo, una stagione davvero fortunata, Miss Sole. Jesolo, lei è la bellezza. Sì, Jesolo, città della bellezza, abbiamo tantissimi concorsi in programma che abbiamo già fatto, Miss Jesolo, prossima settimana Miss Veneto, poi abbiamo la finale di Miss Italia il 20 settembre, è ormai un appuntamento consolidato e questo Miss Sole che si tiene in Piazza Manzoni, ormai sono diversi anni che si fa, direi che la serata è stata sicuramente un buon successo di pubblico, le ragazze bellissime come al solito e anche la serata con lo spettacolo che è stato attorno alla sfida. L'atto delle ragazze è stato sicuramente importante, ho visto il pubblico che si divertiva, che applaudiva, quindi andiamo avanti con questa ottima stagione a Jesolo. Tante le aspiranti Miss nella notte jesolana che si sono presentate in tutta la loro bellezza, sfilando anche in abito da sera, ma a fare la differenza è stato quel tocco di colore dorato, peculiarità della Miss baciata dal sole. Non guardiamo solo la prima, guardiamo le prime cinque, come sono? Sono tutte belle, però sono anche abbronzate, che è la cosa più importante, perché noi siamo Miss Sole, la più bella abbronzata. Anche altre ragazze erano belle, non dico di no, però non erano così abbronzate. Una può essere bellissima, ma se è bianca non vince. Come sono contento in mezzo a tutte queste belle donne, belle le figlie, belle le mamme, belle le giornaliste, bella la ragazza del backstage. Ma cosa volete di più? Io sarei l'organizzatore di questa cosa, ma veramente è scivolata via. Non fosse stato per questo caldo incredibile dei riflettori e di questa pazza estate jesolana, sarebbe stato perfetto. Però mi sono squagliato di fronte alla bellezza, ai sorrisi e perché no, anche alle interviste della nostra Piave TV. Che dire Paolo, mi hai anche rubato il ruolo perché sono qua che ti faccio da valletta, però mi piace per una sera, dai, per una sera mi piace. Vuoi presentarci tu la vincitrice di questa edizione 2015 di Miss Sole? Allora, lei... No, lei lo deve dire da sola, lo deve dire da sola. Dai, dici come ti chiami, da dove vieni e quanti anni hai, così. Mi chiamo Pamela Valle, ho 18 anni da poco e vengo da Vicenza, tieni. Bene, vista che roba da Vicenza, ma pensate che le ragazze di questa sera venivano dalla Svizzera, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Moldavia, perché Jesolo è un punto di incontro internazionale da sempre. Venerdì 14 agosto è stata la serata conclusiva. Due infatti sono stati gli appuntamenti precedenti che hanno visto le ragazze protagoniste di un primo approccio con palco e foto. E tra queste c'era già la futura Miss Sole. Pamela Valle. Anni? 17, ne ho compiuti 18 ieri. Vabbè, tanti auguri, allora speriamo che insomma questo concorso ti porti bene. Cosa vuoi dal futuro? Vorrei iniziare a lavorare nel mondo della moda e mi piacerebbe anche molto recitare. Allora col cameraman, facciamo un giochino col cameraman. Fai 180 gradi a destra e inquadri la madre della Miss. Fai, vai! Emozione? Emozione tanta, tanta, perché ci teneva Pamela per donare la corona alla nonna che è in ospedale. E dunque, cosa devo dire? È mia figlia e sono felice perché oltre ad essere una bella ragazza, è anche una ragazza intelligente e non ha invidia di nessuno. Durante la serata sono state premiate anche le Miss più votate sul web nel mese di luglio e di agosto. E poi sono state assegnate le 5 fasce, a partire da Miss Elisir Dargan, Miss Amemaia, Miss Wi-Fi for All, Miss Agostini Group e poi la tanto sognata fascia di Miss Sole. Criteri sui quali si è basata la giuria? I criteri sui quali si è basata la giuria è sicuramente la bronzatura e quest'anno insomma l'abbiamo vista perché fortunatamente è stata un'annata bellissima con un sole splendido. A Jesolo poi c'è stato ancora di più, no? Perché l'abbiamo 12 ore il giorno, come dice il presidente, quindi meglio di così, ecco, non poteva andare, quindi una manifestazione importante, le ragazze tutte belle e comunque giovani, è sempre un piacere vederle, anche se magari sono insomma qualche anno che io propongo di fare anche, perché no, un concorso anche maschile, quindi magari Miss Sole e Mister Sole. E che cosa dice il Consorzio Manzoni in base a questa proposta? No comment.
evento attesissimo e molto seguito visto il successo di pubblico che riscuote ogni anno e, come tutte le belle storie, ha un inizio che merita di essere raccontato. Allora, è nato 20 anni fa, i primi giorni di agosto, ho visto passare una ragazza abbronzata, tanto abbronzata dal sole di Jesolo. L'ho avvicinata e le ho chiesto se voleva partecipare a un concorso fatto in casa così. Nel giro di 14 giorni abbiamo allestito un palco, fatto tutte le autorizzazioni ed è nata la prima Miss Sole. Da quel momento là è stata anche patrocinata dal comune, adottata anche dall'amministrazione comunale, fra i tre grandi eventi della città di Jesolo. Ospite d'eccezione della serata Mal, che ha saputo coinvolgere con bravura e simpatia il pubblico, concludendo con un classico storico conosciuto da grandi e piccini. C'era una metà del 66 e i jukebox suonavano per Pepe Nelena e io cantavo mio disco pensiero d'amore. Amministrazione comunale, perché Jesolo ha un lunghissimo litorale, ma anche i consorzi che lavorano tantissimo per rendere le serate di turisti e cittadini bellissime. Sì, diciamo, bisogna ringraziare tutti questi consorzi che sono tutto lungo i nostri 15 km di litorale, perché sono tutte persone che si dedicano volontariamente e gratis per far sì che i nostri ospiti che vengono in vacanza si trovino a loro agio, si trovino bene e ritornino. Quindi un ringraziamento particolare a tutti i consorzi e questa sera al consorzio Manzoni, che è sicuramente uno delle nostre punte di diamante. Per il prossimo anno lei ci stupirà con? Allora, il prossimo anno, con la piazza nuova, con un nuovo look, ci sarà un palco che di giorno non c'è e all'occorrenza si alza e sarà uno spettacolo. Credo che il prossimo anno avremo anche il patrocinio di Miss Italia, perché Miss Italia ci vorrebbe che le preselezioni vengano fatte partendo proprio da Miss Sole. Speriamo che vada in questo senso qua e mi auguro soprattutto che il prossimo anno ci sia il sole come quest'anno, che possa abbronzare tutte le nostre concorrenti e tutti i nostri turisti.